ci siamo lasciati che andava tutto bene. Ma adesso è tempo di ritornare a parlare del magico mondo di Harry Potter! Intorno, perché non ce l'avrò mai fatta per il 18 luglio, al compleanno del canale! 3 anni! Già 3 anni, madonna. Non so tantissimi alla fine per noi YouTube, però come gira veloce il tempo! Animali fantastici, Spritz e dove cioccalli! Ambientato 70, numero magico per 10, anni prima di Harry Potter. Posso dire di nuovo Harry Potter, che bello! Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Mi mancava dirlo, ti giuro, non so come spiegate. Harry Potter, accio nostalgia proprio. Harry Potter, che in sto film non c'è. Ma il mondo è quello lì. Tu sei uno spin-off nato da un libro di bestie magiche che era un'enciclopedia, uno pseudo-biblion, che è il libro che comprano gli studenti di Hogwarts quando vanno a scuola, fin dal primo anno, non il terzo. Ma comunque non è che era una sceneggiatura o un libro con una trama. Ci stavano descritti gli asticelli, gli ippogrifi, gli schiopodi, i democristiani, tutte le bestie magiche. Ma Harry Potter è andato troppo bene. Che fai, non mungi ancora un po' tutti i soldini? Non munginagini, ginanagina, i pupazzetti da vendere, i castelli in giro, l'Hogwarts Experience, ma coglionis, le bacchettine, si è creato un indotto per milioni di persone e tu devo fermare. Ma oh, vuoi rovinare le famiglie, vuoi far morire così il brand. Tu sei una testa di cazzo senza pari, ma tu vuoi uccidere la speranza di milioni di italiani, ma piuttosto muori tu e tua sorella, pezzo di merda. Vai subito a comprare le bacchettine, i Funko Pop, che non so, statuine che si smaterializzano. Lo fanno per farti entrare ancora una volta nel mondo magico. L'hanno fatto per te. E quindi via con i titoli di testa e anche con l'ambulanza a coronare i 3 anni di canale. Passa con gioia, ambulanza, mi mancavi. Ci si credevo. Ho aspettato 3 ore per registravo. Chi sta a pia? Il senatore? No! È cambiato il protagonista, ma il Tem è sempre depresso. Azza, è cambiato! È stata una svista! Tacci vostra, ma avete fregato! Oh, meno male, un po' di luce, un po' di gioia nel mondo di Harry Potter, un po' di locura! Il film comincia col muori vero. Troppa luce, troppa locura, subito così. Ma sono esplosi. Ma che cazzo di magia era? Bombarda Isis. No, già demonetizzato. Si scopre che è stato Fedez. Chi è questa persona? Scusate. Lui è niente po' di meno che Gellert Grindelwald. Grindelwald. Grinde, non so come cazzo si pronuncia. Oh oh oh, Grindelwald. Almeno credo, perché te fanno vedere tutti i giornali magici conosciuti bene dalle cameriere babbane, dove parlano di lui, di quanto sia cattivo, di quanto tutti si caghino sotto, ma soprattutto di comprare la Jiggle Water. Hai paura di Grindelwald e del suo regno di terrore? Sei preoccupato perché il galeone si svaluta rispetto al dollaro? Non riesci a dormire la notte perché il tuo vicino è uno sporco mezzo sangue? Forse questa parte di pubblicità è meglio levarla. La soluzione è... Mbriacate! Fatte una risata che domani ti svegli sotto un platano picchiatore! Jiggle Water, ma che roba è? Mai sentita? Ma poi negli anni 20 incestava il proibizionismo? Ancora no! Minutaggio prezioso buttato per la CGI dei giornali, che ci informa che siamo nell'anno 1920. 26. Gli anni 20! I meravigliosi anni ruggenti! Gli anni Grifondoro! Diglielo, Luna! Brava, Luna! Che poi te... con gli Scamander... Vabbè, forse non tutti sanno che è l'anno in cui è nato Voldy, il 31 dicembre 1926. Buon anno! Per il puro sangue. E che una certa Piquadro, vabbè, la nomineranno nel film e scoprirò come si pronuncia, dice alla popolazione: "De sta boni, è tutto sotto controllo. Ci pensiamo noi. Circolare, non c'è niente da badare. Cambio scena. Statua della Lumos Maxima, della libertà. Quindi siamo a New York. Oddio, il Titanic! Un barchettone che è arrivato con a bordo il protagonista della storia, Filler, Newton Scamander! Detto Newt, pare un verso del Pokémon, ma è il nome suo. La sua valigia è irrequieta. Che c'è là dentro? Gli starter? Sì!
Ma che tiene le bestie nella valigia questo? Ma io ti denuncio la peta magica! Altri paesaggi incredibili e Newt sbarca. Ec, i maghi clandestini. Immagrato! Però almeno lo controllano. Favorischi documenta. Oh, inglese. Buh, la regina Elisabetta II! Buh! Che tra l'altro questo è lo stesso anno in cui è nata la regina Elisabetta. Perché fai buh alla piccola Angela? Eccole i documenti, agente. E cosa c'è nella valigia? Assolutamente niente di magico che ti farebbe sciogliere il cervello per l'illogicità o l'assurdità di quello che vedresti. Non è che c'è la droga? No! Forse qualche mio animale la produce, ma no. Parli strano e te fissi come i rimastini. Mica me fido. Bestie dite? Ma che domanda è? Ma perché? Dentro una 24 ore le bestie! Ma avete avuto una soffiata? Una soffiata muffliata? Ma che cazzo? Mi facci controllare! Va bene! E con un'abile mossa da ricettatore de Nocturne Alley, Newt attiva l'antifurto Babbano 3000. Visto? Lo sapevo! C'è una bomba orologeria! Mani in alto! Il poliziotto gli spara... E fine! Grazie per aver visto il video! Ci vediamo con i criminiz di Grindelwald! Newt riesce a passare il confine! Lo vedi? La mangiatoia delle cooperative rosse oro Grifondoro! E Piccherì che fa? Si passa alla scena di un crimine molto brutto! È schioppata una casa! Il grande lavoro investigativo dei detective porta alla conclusione che sia stato un fantasma! Come un fantasma? Esistono quante, ricordi? Ah, giusto. Ma scuro. Sì, ma così no, però, Prima gli immagrati, mo ste discriminazioni. Stai dicendo che un fantasma caucasico non l'avrebbe fatto? Quindi è stato un vento di colore. Sì, signore. Lei è serpe verde, vero? Il film te fa capire che hanno speso i soldi, i galeoni, i falci, tutti gli zellini pure, proprio. Ma aspetta, non l'ho mai spiegata bene la valuta dei maghi nei riassunti di Harry Potter, eh? Ma sarò stronzo! Nel mondo di Harry Potter esistono 3 monete. Niente banconote, c'hanno le monete d'oro, d'argento e de bronzo. Sono rimasti ai tempi dei pirati, de Jack Sparrow. E infatti, vabbè, va. Partiamo dagli zellini, i bronzetti del mondo magico, che valgono un centesimo di euro. Poi ci sono i falci, le monetine d'argento, che valgono 35 centesimi. E infine i galeoni, le monete d'oro. Massiccio. Galeoni, lo vedi? Jack Sparrow. C'hai presenti i galeoni, no? Tu sì, Ron no. Che valgono? Un euro? Due? 6 euro! Ma che cazzo di divisione è? Da 35 centesimi a 6 euro! Primo! Fai 7 a sto punto, numero magico! Secondo! Cioè, se io dovessi pagare 3 euro, no? Mezzo galeone! Voglio fare una cosa semplice, guarda, 3 euro! Tondi! Ma che me dai una sacchetta di spicci de resto? Il tesoro dei folletti! Non te fa vedere da loro? Dei leprecauni! Cioè, mi devi dare tipo 8 falci, perché 35 centesimi per 8, 2,80 euro, e 20 zellini che valgono un centesimo! Gli zellini sono il problema vero! Nessuno li usa mai le monete da un centesimo, tranne Ron. Ma ritirateli dal mercato i zellini e sostituiteli con una moneta da 1 o 2 euro, toh! Vabbè, valuta magica curatissima! Rincoglio magici proprio. Comunque, il film ha speso tutti i galeoni, i falci, gli zellini abbuttati che c'aveva, perché arriva Colin Farrell! Con inquadrature che col senno de poi, vabbè. Che succede qua? Ma esplosa una bombola del gas! La parete però dissente. È atmosferico! Shit! Una piccola scossettina d'assestamento! Colin Farrell basito! F4! Sfondo a fumo nero! Cambio scena! Ritorniamo dal protagonista, che si guarda intorno, beandosi del paesaggio di travi, fumo, inquinamento! Mi ricorda un po' Harry Potter in diagonale! Sto sguardo sognante, capito? Ma quello è un asticello! E si ferma ad ascoltare un comizio, andando a sbattere contro una che lo abbata che da vrizza con lo sguardo. Ma dovunque ci sia luce c'è anche l'ombra, amici. C'è una signora che spoilera Kingdom Hearts, fermatela per cortesia. La signora parla di una minaccia incredibile che si aggira per la città. Fa parte del gruppo dei secondi salemiani. E i primi? Dove stanno? Chiamarci primi ci pareva troppo. Siamo umili. Arriva pure il copro tra... Arriva pure il copro da... Porco...
arriva pure il coprotagonista della storia. E chi è? Martellone! Dai, ma chi è questo? Ma questo è Martellone Real! C'ha sottotrama comica scritto sulla valigia! Oddio, la valigia! È uguale a quella di Newt, madonna. No, regà. Oh, io non ho mai visto sto film. Non sto a far figo, non sto a far freebooter, che so le cose e dico. No, può essere che sto a fare una figura di merda, ma sto Martellone c'ha la valigia uguale a Artossi, uguale a Stanni, sa Newt. Guarda se sa, scambiano, eh. Vabbè, questo stanno al lavoro, a quanto pare. Farà il notaio? No, in banca, stiamo là. E per confermarci che è la linea comica del film, in 3 secondi, 3, va a sbattere sempre con quella di prima. Ho capito, sei un personaggio secondario pure tu, ricircerai fuori. Se te levi dall'aria, sciammagnate quel panino, sore. Scusami, tesoro. Sottotrama comica e sessista. Va a sbattere con questa, che inciampa sulla valigia. Scusi la valigia. Ci stanno proprio tutti, oh! Anche la piccola Natalia! Tu, tizio che ho scelto a caso! No, perché la telecamera segue sempre te! Sei un cercatore? Mai giocato a Queen Fritz? Pagatissimi per dadugarci a una pluffa! Un cercatore della verità! Sei una di quelle. Grazie. Ma sono contento della mia religione atea. E ci capisco sempre meno. Perché sta scena, raga, sta scena è il top del film. Sta scena si capisce cosa succede. Guarda, rallenti de monete. Ma che succede? Mi sto tagliando, cazzo. Delle manine escono dalla valigia di Scamander. Sono troppo uguali ste valigie, sta cosa mi puzza. Scrivo quello che vedo seguendo il film, sono tutte congetture, confetture. Sta monetina, che il tizio ha tirato, rimbalza. E ne vedremo più. Ma che ha fatto sto tizio? Il trick shot. Rimbalza sui gradini, la moneta e poi nel cappello. Ma non si vede che va nel cappello la moneta? Vatta a rivedere! Ma quanto ti sei allenato per fare sti tiri? E poi perché qualcuno deruba i barboni? Ma quanto devi essere infame? E chi è stato? Lui! Ma cos'è? Un ornitorinco? No, uno della specie che devastò l'ufficio dell'Ambridge nel 1995. Chialletti Libriosa. Un piccolo angelo che vuole tutti i soldi e le cose preziose. Ah, un ebreo! Uno snaso! No, scherzo. Che riesce a concludere il colpo. Ah, è la mascottina del film. Ma come faccio ad amarti se rubi ai barboni? Però sei tanto carino, pucciosino. Ah, Baby Yoda è un coglione, vero? Agugigugigu. Su ste cose sono bravi. Lo vedi, sempre detto. Bello lo snaso, fatto bene. E tanto a lui non gli servivano i soldi. Newt entra in banca per cercare il futuro peluche che tutti avranno comprato sicuro. Sicuro l'hanno fatto, fa vedere? Infatti eccolo. Vero motivo per cui hanno fatto sto film. E si siede su una panca, dove è seduto pure, non ancora detto il nome, ma lo chiameremo Martellone. Ma tu ti rendi conto che questo è Martellone ma vero? È tutto vero quello che dice Boris, te ci scherzi? Entra pure questa, che boh, è diventata una stalker, perché se vuole vendicare di quei due che non le hanno fatto gustare appieno il panino. No! Martellone prova a fare amicizia. Che ce fai qua? I cazzi mia. Come? Lo stesso motivo suo. Che ora ci dirai per far conoscere meglio il personaggio, la backstory? Io voglio aprire una pasticceria. Ah, ma non lavora in banca allora, ok. Eppure tu? Sì. Porco James, manco aperto, già c'ho la concorrenza. Ma lo shock più grande è che si scopre che Newt Scamander non è un mago, ma un pennuto. Scusi? Ha fatto l'ovetto! Ma che fa? Sta lasciando suo figlio qui? È abbandono di minore! Di minoru! E ancora non si sono scambiati la valigia. Sta valigia se la scambiano. Cameretta, so sicuro, cazzo. È palese! Se hai visto almeno 10 film in tutta la tua vita, dai! Allora il signor Kowalski. Oh, ecco come si chiama! Kowalski. Analisi. Vabbè, lasciamo perdere. Se lo intasca. Beh, i pinguini ci sanno fa che è uova. Newt continua a seguire sto criminale. Che porco Giuda sta a fare i soldi. Ma mandalo in giro e smetti da lavorare. Sta per compiere l'ennesimo misfatto. A dopo, ragno. Non sono una bestia magica immaginaria, ma se t'avvicini te do una smozzicata molto reale. Scusa.
Focus. Ecco che Newt lo sta per prendere, ma non va. Torniamo da Kowalskone Martellone, che dentro la sua valigia ha una decina di dolci. Bastava una busta di carta. Deve provare queste alla marijuana. A che? All'arancia. Ma che sciccheria. Li vedo bellissimi. Si nota che sono fatti con amore. Voldemort non li potrebbe mai mangiare. E chi è? E che ne so. Allora mi date i soldi? Cor cazzo! Per Iginio Massari? È lui palese. No! Che roba è questa? Bisogna sapere come una persona, quando fa 5 prodotti uguali, li butta lì come se fosse del letame. La pasta al centro è cruda, cruda, cruda. Il risultato finale è un po' penoso. Ridammi il grembiule! Quale grembiule? E che ne so. Mi dispiace, ma con l'amore non si paga niente. A noi servono le garanzie. Ma io? La banca si deve tutelare! E allora vattene a fanculo! Martellone non può coronare il suo sogno di aprire una pasticceria. How could this happen to me? Il più dispiaciuto è L. Ma non ti preoccupare, stiamo inizio ferma. Alla fine qualcosa rimedi sicuro, fidati. Oh, Kowalski ha fatto abbastanza passi. L'uovo sta per schiudersi. Lo snaso intanto ha svoltato. Mi scusi, signore androgino Pippo Freebooter, riporti questo alla pensione Pokémon. Ma ormai è troppo tardi e Newt prende le decisioni irrevocabili. Che non ci dice. Ma perché nessuno dice mai una merda di incantesimo? Però usa la bacchetta almeno. Oh, meno male, speriamo che gli è passata sta fantasia delle manine. Why are we still here? Mani magiche, dove trovarle? Vabbè, avrà fatto un accio tizio? Accio uovo? Non verbale. E poi si smaterializza giusto in tempo per vedersi compiere il miracolo della vita. Che cosa è uscito fuori? Un velociraptor cacrista. Un panca bestia. Perché è una bestia? Vabbè, Newt se ne va. La raggiungo subito. Io rimango qui a fare la linea comica. E rulla su e mo non più. Ma lo vuoi oblivinare? No, se fa cazzi sua, Newt, tranquillissimo. Lo snaso sta per fare il colpo grosso. Ma Newt è amico delle guardie gli Auror. Ed è pronto ad impedirglielo. Acab Mora. Aha! Visto che non le ho dato i soldi, ha portato l'immagrato a rubare il nostro lavoro. Quello già prende 35 galeoni al giorno. Pietrificus totalus. Oddio, ma quello è un boomer, oh! Un boomer dell'800! Igino Watari casca e sbatte la capoccia. Ma sentite quanta cattiveria, è morto! No. Kowalski! Finalmente Newt riesce a recuperare lo snaso, che stava preparando il cosplay di un rapper medio. Cattiva papera pelosa! Vabbè, me n'agna appettita, poverina. Che avrà mai rubato? Qualche monetina, qualche spiccettino? Guardalo! Ma quindi ha la borsetta di Mary Poppins in pelle de snaso? È un birbantello! Ma è buono! Oh, Pikachu una merdina, vero? Arrivano le guardie! Non sparate, please! Sì! Siamo in America, Super Santos! Mo te sgonfiamo! Io smaterializzati fuori! Lei mi deve perdonare per i disagi causatole. Ho un fortissimo dolore al braccio, molto forte. Ma se è così gentile da guardare questa lucina... Oh, mo lo oblivina finalmente! Le prometto che tutti i suoi guai finiranno... Mascella fratturatissima chiamata il Sammungo! Babbani 1, Maghi 0! E finalmente! Martellone! Ha sbagliato valigia! Cazzo, gridava scambiami, scambiami da inizio film! Ma dove va, bello sgargiulo? Ma che la polizia non lo riconosce? Il direttore non gli ha detto... Tinkleberg! Newt, dopo essersi rimesso a posto le gengive, cerca di andarsene. Ma rieccola la stalker! Buonasera! Che c'ho in argilla in faccia? Ma che ho fatto? Colpo? Colpo alla strega, colpo dalla strega? Scusi, ma non vado con le babbane. Non vorrei insudiciare il sangue. Ennesima smaterializzazione! 3 volte in 12 minuti di film! Sto ancora al 12° minuto del film, ma vabbè, ho parlato abbastanza con seriosuto. Perché anche la magna hot dog non è un'offesa sessista, lo stava mangiando! È una strega! Che cazzo fai? Liberi le bestie mariuole tra i babbani! Io la prenderei sul serio, signorina, ma ha una linea comica di senape sulla faccia. Che fa? Mette le mani addosso a un ufficiale!
perché la signorina lavora per il Ministero della Magia americano, il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America, il MACUSA. Macumba? No, quello di colleghi africani. Signorina, è stato un incidente. È stato un incidente. Posso spiegare? Ok, argabbio. E mi dispiace, ma è il lavoro mio. Cioè, guardala, pare che non gli va. Ha almeno sparaflesciato il Nomag. Io non ho capito uno schiopodo di quello che ha detto. Il Nomag sarebbe il nucleo operativo magico? Martellone! Ah, ma noi in Inghilterra e nei film non filler li chiamiamo babbani. Gli ha cancellato la memoria. Ah, no. Ma lo vedi? Sei un sezione 3A. Ma scese te chi te lo dice che ha bacchetta alzata? Aggiungiamo offesa a pubblico ufficiale. Te devo arrestare. Lo so, mi scusi tantissimo. Signorina, insomma, facci il lavoro per cui la comunità magica la paga e arresti i criminali. Devo proprio. Scusi, ma avrei delle cose da fare, veramente. Vabbè, poteva dirlo subito. Tutti gli avvomagici usano sta linea difensiva. Il mio cliente non può andar gabbio. Perché? Perché? Chatta fa! Assolto con formula magica piena! Che ci fa qui a New York? Devo fare un regalo. Costosino, visto che stava rapinando la banca. Devo prendere un puffskin. Che? Andamola a cercare. Ma cos'è uno spermatozoo? Pare una buffola! Ma è un tipo di buffola? Ma che cazzo me ne frega, andiamo avanti! E te hai devastato mezza New York? E te stai a fare sta? Per una buffola de merda, zi? Le buffole sono belle! Tra l'altro l'abbiamo pure fatto chiudere l'allevatore! L'artranno! Ma manna un gufo, no, eh? Ministero della magia americano, con un gigante in posa da visitatore dei cantieri. Tutte cose magiche che si muovono. Bello. Oh, la luce, il colore, la magia. Venghi, signori. Questo è Harry Potter. Bra, meno bra, perché sfruttate gli elfi domestici. An vedi chi ci sta? Goldstein. Ecco come si chiama. Ma non eri stata? Non ti pagano per parlare. Non mi pagano manco per fa sto lavoro. Non era stata? Cosa? Non parla più. È perché lo trattate male. Viva il crepa. Al piano di sotto i maghi che contano sparlottano su Grindelwald. È proprio cattivo. Sta spaventando i babbani. No mag, babbani. E quando i babbani hanno paura, attaccano. I babbani, che paura! E che ci fanno? Ci scomunicano perché siamo eretici. Sono solo Novax. Moriranno da soli al primo raffreddore. No mag, è uguale. Sentite, facciamo finta che questo chicco sia un babbano. Ti ha fatto male? No. Beh, e questo qui? Stai scherzando! E questi? I babbani so de più. E se ci dovessero scoprire, sarebbe la guerra! Più totale! Ah, ma allora son nascosti! E chi era quella de prima con stemma da casata, da bacchetta spezzata? Qui si parla di tenere i babbani in riga! Presidentessa? Presidentessa? Le ho portato un manigoldo! Tu non sei più un Auror! Oh, qualcuno ha fatto un arresto illegale qui. Mi sa che le arriverà una bella denuncia magica strillettera, signorina. Perché Goldstein era un Auror americano, a quanto pare. Ma ora non lo è più. Perché? Ce lo spiegheranno sicuro. Mentre sorci di carta, che dovrebbero essere messaggi per la gente, se gonfiano... Complimenti, incantesimo utilissimo! Scopriamo che Newt sta girando il mondo perché sta scrivendo il libro titolo del film sulle creature magiche dove sgamarle per ammazzarle. Che cos? Ma no! Piccole ancele! Sono tanto carine! Bravo Scamander! Su questo te capisco! Pure a me piacciono tutte le bestiole. L'avevo pure detto con Hagrid, te ricordi ai tempi di Aragog? Bravo! Goldstein! Arriva il capo dell'archivio de sto posto. Dove l'hanno mandata?
vabbè. Quante linee comiche ci sono in questo film? Tutte macchiette. Non starei mica ancora andando appresso a quei secondi salemiani, vero? No. Io sto qui a dividere i topi di carta che si ammazzano tra di loro. Quello è il lavoro tuo. Arriva pure Colin Farrell. E qui la festa? Buonasera, super direttore galattico. Super direttore galattico dell'ufficio applicazione della legge sulla magia. Roba seria. Buonasera, signor Graves. Graves? Si chiama Tombe questo? Rassicurante. Che succede? Questo mago inglese? Pensavo fosse danese. No! Ha fatto bordello nella banca della città, liberando una belva pericolosissima che ha attentato alla sicurezza nazionale. E vediamo un po'. Ecco che sta per riuscire lo snaso. Signorina, nasconda l'orecchini. E la valigia de martellone. Andatevene a fanculo tutti. E io che te do pure retta. Newt, di qualcosa. Dillo che è nella valigia tua. Newt? Cambio scena. Sì, vabbè, martellone con lo snaso. Capirai. Predico almeno 5 minuti di linea comica. 3, 2, 1. Nonna, scus. Oh, la signora martellona. Un salutino. Dicevamo, 3, 2, 1. Surprise, motherfucker. Che cos'è? Un istrice albino! L'ha morso in faccia! Gli ha staccato il naso! Ma che è sta bestia? L'istrice in realtà è un knarl, penso. Just to suffer. Questo piccino è un Billywig. Ma che so ste bestie? Ma ti chiami animali fantastici? Ma spiegaci ste bestie. È un Billywig, detto Celestino. Se te puncica soffrirai di vertigini, se te puncica tanto voli. La vertigine non è... Ma gli è Trilly Wig. La piccola Natalia gioca felice e spensierata. 1, 2, 3, Meriluvian per te. 4, 5, 6, la rolingo di Atranseghe. No! 7, 8, ci son maghi dappertutto. 8, 9, anche se non ci sono le prove. 8, 9, 10, mamma ispreme come i ceci. Scopriamo infatti che la signora d'inizio film si chiama Mary Lou Baberon. Baberone. Baberon de Baberoni. Ma cazzo, vabbè. Ed è convinta che i maghi esistano. E a giudicare dallo stendardo, sta cosa non gli sta tanto bene. Al piano di sotto, Erza sbatte le mani e scappano i piccioni. Ok. Mary Lou, però, sembra una donna molto brava. Perché dà da mangiare agli orfanelli. Ah. Ma prima prendete i volantini, eh? E distribuiteli in giro per 8 ore al giorno. Dopodiché io ve pago con una ciotolina di zuppa. Che hai sulla fronte? Il marchio dei sacrificati, a rogo! Ah no, è una voglia. Una voglia di che? De rogo! Dai, ego Trilliwig che si guadagna la libertà. Pork! C'è Newt! Via! A scemo! Io al gabbio ce torno! Newt intuisce che nella casa devastatissima, da dove proveniva l'insetto magico, potrebbe esserci la sua valigia, mentre la polizia raccoglie le testimonianze. Era un uccello, un aereo, un Thunderbird. Gas. Una fuga di gas. Ah, ma lo dicono anche qua il gas, vedi? Ma Newt l'ha imperiato. Che ha fatto? Ma è illegale, oh! Sei venuto per devastare le Americhe! Finora quasi svaligiato una banca! Rovinata la vita a questo! Te sei fatto arrestare! Ha fatto fare una figura di merda a questa! Imperiagente! Ma sei tu il villain del film! Martellone comunque è vivo. Merlinate 2.0 dopo, arriva pure Tina. Tina? Tina Tini? Ma c'è tutto il cast di Boris proprio. Diminutivo de Porpentina. Dai però, ma non te butta giù così, sorella. Forse c'è un po' de guanciottine, ma sta in forma. Chiamate Porpettina, mi pare esagerato. Chiamami Tina. Che s'era persa Newt. C'hai un lavoro, anzi manco più. Ma che sta aperta la valigia? È difettosa. Ma tu vai in giro con delle specie pericolosissime tenute da una valigia che si apre da sola a caso. La valigia che si apre pretesto de trama. Seri? Ma poi, reparo?
tiriamo su un martellone e riciccia fuori la bestia albina Griffiths. Ti consacro tutti! Che roba, eh? Un purvincolo. Mannaggia gli avvincini, ho sbagliato. Non era un Knarl. Che c'hai contro gli avvincini? Il purvincolo è una bestiola simile a un sorcio che ha un'appendice sulla schiena, simile a un'anemone di mare. Il suo morso non è serio. Ah, meno male. Tranne per i babbani. Ecco. Una reazione eccessiva al morso della creatura creerebbe fiamme dall'ano del malcapitato. Se me fate scoreggia fuoco a martellone, la scena è talmente napecionata che fa il giro e diventa un capolavoro della settima arte. Zaccari. Vabbè, obliviniamolo. No! Ma come no? Mi sta a fare la testa bolla così da inizio film. Ma voi mi state pigliando per il guscio del culo. È un testi Ermione. Chi è Ermione? Boh. Lo tengo io, lo metto in valigia. Sembra appartenere alla specie dei James Potter. Il re dei suini. Noi non teniamo i babbani. Perché? Sono tanto carini. Lei sa come funziona in America lo statuto di segretezza? So che avete leggi medievali. Non per niente siete il secondo mondo. Non potete sposarvi coi babbani. Insozzeremmo il sangue se no. E non potete nemmeno farci amicizia. Esatto. Vivono nei ghetti. No, questo no. Li avete schiavizzati per anni, deportandoli dal loro continente originario per le vostre piantagioni di mandragore. Te stai a confundusà. Sempre in America, ma un'altra cosa. Portiamolo via. No, ma smaterializzate i babbani 7 volte in 20 minuti. Quello se spacca è grosso. Statisticamente è più probabile. Cioè, c'è più superficie dove spaccarsi. Non è cattivo. Plot twist, eh? Anzi, rimanendo in tema orfanelli di prima, plot Oliver twist, eh? Lo snaso era nascosto dietro il quadro di Martellona. Non mi chiede come ha fatto a far buco e riappende il quadro! Ma questo è un genio! Genio! Ma è Kira! Parlando di Kira, scopriamo che anche gli Shinigami sono bestie magiche. Perché c'è Ryuk? Bambino, mi disp, non hai toccato il quaderno, non lo puoi vedere. Non è Ryuk, ma una bestia invisibile. Il camuflone! Sì! Il Demiguise! Il Demiguise! Demiguise! Beetlejuice! In inglese! Ah, così è fatto! Perché l'avete tradotto camuflone? È una scimmia! Vabbè, con la sua pelle si fanno i mantelli dell'invisibilità. Porellini, però. C'ha ragione Newt. E fa danni pure lui. Madonna, è diventato Gans! Robe invisibili spaccano tutto! A quanto pare sono scappati quasi tutti da sta valigia. Va! È entrata una cosa grossa qua dentro. Torniamo da Marilu, che è andata a fare una visitina a un giornale insieme al signor Langdon Shaw, il figlio di Shaw padre, Henry, e fratello di Shaw senatore, Henry Junior, Henry Freebooter. No, vabbè. Ma da dove sto nome? Lo zio, invece, Sebastian, c'ha da fa con Magneto in Germania. Padre, ti ho portato un notizione. Ci avemo da fa, Langdon. Shaw Langdon Shaw. Shaw Shaw. Shaw la seconda. Questa la devi sentire! La signora afferma che in mezzo a noi si aggiri la magia! Si maggiri! Sì, chissà quanto t'ha chiesto per pubblicare sta cagata! Non vuole soldi? Sì, nessuno te dà niente gratis, sarà una cazzata! Sì, ma te sta bene il cazzo! Non è per i soldi! Vogliamo solo che si sappia! Che siamo in pericolo! Sbarcano gli immigrati! Guarda le foto! Nah! Fratelli, ha preso il muro! No, l'ha preso qualcun altro il muro! Guarda le foto! Dai! Ci abbiamo da fare cose serie! Porta via la famiglia Adams e Freebooter, dai! Non mi sento valorizzato qua dentro, va bene? La piccola Natalia, intanto, imbruttisce a tutti. Sta ragazzina mi inquieta. Una racconta giusta. C'ha un che de Ariana. Non so perché. La piccola Nariana. Un dono speciale per Aberforth. C'è scritto qui. Ti è caduto questo? Lurch. Politico accuratissimo! Dagli una capocciata, Erz. Si è abituato a menare i fan. No, scherzo! Torniamo da Newt e Gerda. Chi? Tina! Stanno accompagnando un Kowalski. Che non è la linea comica, no, no, no. Boris denuncia la Warner per plagio. Kowalski che non sta messo tanto bene. Ma dove lo stanno a portare in ste condizioni? A casa di Tina. Ma vi siete smaterializzati fino a mo? E ora la passeggiatina? Che se scorreggia fiamme arriva a 3 solati più là e deve oblivina a tutti durante la scia.
Il retro tra Grassfritz. Ocio la padrona di casa, che stiamo negli anni 20. L'altri anni 20. Ti rendi conto che pure questi sono l'anni 20. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Comunque, Ocio, porto l'omino in casa. Ah, sì, sì, sì. Tina! Mica ti sarai portata un uomo in casa? No, signore Esposito. Me ne so portati due. Anzi, due e mezzo. Non affitto alle flapper! Sto scherzando! Sono sola! Sono sempre sola! Oh, brava! Come ogni donna zitella che si rispetti! Entrano in casa di Tina. E questo continua a vedere robe illogiche, già sta male. Ragazzi, lo fate impazzire! La fine dei genitori di Neville! Neville, lascia perde! Tina, non mi presenti ai tuoi ospiti? Poi forse uno te lo lascio. Eccola la flapper! La sorella di Tina! Queenie! Attenzione, Martellone comincia a pensare che forse non stanna così male. Just you, nobody else but you. Ma che carino! È un babbano, Mag! Ritiro tutto. Scherzo, poverino! È stanco, vero? Sì. Non me lo dica, mi lasci indovinare? È tutto il giorno che non mangia. In effetti lo si può notare. E non le hanno dato i soldi per la pasticceria. La cecitina! Ah, oh, è pasticcione! No, sono Martellone! Forse hanno fatto bene, però, eh! Forse è meglio aprire una palestra! Un po' di tapirulan! Quindi! Ma che fa la signorina? Leggimenta la gente senza permesso! Lei è una legilimens! Sì, ma come te, e te, e chiunque sappia fare l'incantesimo legilimens! Mo che è sta novità? Ma non è che è un potere che ci nasci tipo la preveggenza! Uno dei più abili legilimens era Salazar! Non è che esiste da... Vabbè! Ma quindi prima, quando l'ho vista, lei ha letto. Ha letto, sì. Ma non si preoccupi, così fan tutti. Gli uomini preferiscono le queenie. Ma perché? Che avrà pensato Martellone quando l'ha vista? Non vedi questa che so pasticcere, te faccio vedere che hanno che marito. Ma soprattutto la rispetto come persona. Trilli continua imperterrito a prendersi gioco delle forze dell'ordine. Sto qua, pigliami. Sì, sì, continuiamo a fargli vedere cose che non dovrebbe, Arbabano. Mo' ve piabborsettate a tutti e se da un'altra volta. Newt c'ha già una scarpa fuori dalla porta, ma viene fermato dalle domande importantissime. Torta o strudel? Ma o strudel non è un tipo di torta, più o meno? È come chiedeme, vuoi un primo o la pasta? Strudel sia! Ai maghi, come ben sappiamo, non gli va de fan cazzo senza magia. E voilà! Strudel fatto! Io lo impastavo, pensate, con amore. Ci mettevo tempo, per dite. Prego, signor Scamander. Ma io non avevo scelto, volevo la torta. Peccato, ma alla fine sono due cose diverse. Se ha sottotrama comica, se incazza, tu te siedi. E Newt si siede. Torniamo dal gonfiatore dei ragazzi da Erza. Che ancora non ho capito. Uno, se devo dire Ezra o Erza, però vabbè. Due, come si chiama nel film. Che sparlotta con Graves su un qualcuno che non ha più di 10 anni. Maschio o femmina? Stai assumendo il suo gender? È una domanda. Hai parlato con la Rowling? No, non è importante. Importa che ha un grande potere. Ed è vicino a tua madre. La piccola Natalia che imbruttiva a tutti? È l'unica ragazzina che mi ha fatto vedere per più di 3 secondi. Però è un po' classico, ma la fa vedere apposta. Vediamo. E tu sarai la chiave che aprirà il suo cuore. Kingdomers. Ah, vedi, ecco perché la madre lo spoilerava prima. Tu sei bravo e farei parte del mondo magico. Davvero? Se trovi sto ragazzino a... E che cazzo? Riannamo all'uscita a 4. Reparo, sì! Magi scosce qualcosa, pattappà! Ma mamma mia, ma ste cose no, eh! E spiegone delle sorelle Goldstein. Dove sono i vostri genitori? Morti. Di vaiolo di drago. Contagiosissimo. Devo proprio andare. Anni fa. Ma un altro pezzo di strudel mobio, dai. Che dolce. Beh, non so, dovrebbe di da sola, però in effetti, che dolce. È proprio buono. Intendevo il piccole Ancele. Lei è tanto carina. Ma ha quasi rotto gli Horcrux a leggermi nella mente, onestamente. È violazione della privacy. Mi scus. Scherzavo. Lo sapevo. E noi? Niente? Lasciami perde, sto qua solo per le bestie.
ti permetti? Ma che sta a fa-? Tanto dovrà essere oblivioto. Oblivinato. Oblivion. Oblivinare. Oblivina. Oblivioto. Va bene. Niente personale, eh. No, mica me la prendo. Mi volete ammazzare. Vuol dire perdere la memoria. Quindi il me stesso di adesso morirebbe. Tornerei quello di qualche ora fa, che non sono più io. Pensaci un attimo. Come quelli che tornano nel passato per salvare se stessi del passato, ma che non sono più loro. E poi loro spariscono, no? Ma tu sei morto. Hai salvato te stesso, ma quella è un'altra persona. Quindi se tu adesso mi cancelli la memoria, torno quello che non sono più. Il me stesso di ora morirebbe. Quindi me voglio ammazzare. E dai, così mi sento colpa! E ancora non lo oblivinano, non si capisce perché. Che fortuna! Scusatemi, ma sono passati 36 minuti di film e ancora non abbiamo fatto una mazza. Per cui andrei. Rimanete per la notte! Signorina, insomma, poi dice la sorella, lavoratrice della notte dell'Octune Alley, in stanze separate. Ah, ok. All'hotel delle sorelle, servizio completo. Gli porta pure la cioccolata. Oh, sarei molto contento se avessi 12 anni. Whisky incendiario, niente. Questa so, guarda, dottor Mlam, quest'altro gli fischia. Basta sotto trame comiche, ve prego. Pure Newt gnafa più. E controlla cosa è rimasto in valigia. Controlla proprio di persona. Ma è il Robelink. Questa la capisce solo la generazione mia. L'incantesimo estensivo, presumo. Sì, sì, l'ha fatto Germione al settimo film. In teoria l'ho fatto prima io. Stiamo negli anni 20. E se porta pure il babbano. Vieni. I can show you. Ma sì, fagli rischiare la vita con le bestie pericolose magiche. Non prima da sottotramina comica. Erano ben 7 secondi che non faceva cazzate. Newt lo cura con le erbette e un po' d'essenza di velenottero. Mi scusi, ma dentro la parola velenottero c'è veleno. Ma non si preoccupi, è tanto carino. Guardalo. Appello! E ride. Non ho capito sta scena. Ma che fa? Gli scherzoni? Era uno scherzo quello? Ha tentato di ucciderlo? Bah. Martellone si alza, arrivederci, e se ne va. Fine no. Dagli un'altra valigiata. Mo c'è sto dentro, te dice bene. Già che c'è sto, te faccio vedere il piano di sotto. E che c'ha? Una cantina? No. Il giardino. Madò, meno male che non è uscito questo. Se tu fossi uscito, sarebbe stato sì catastrofico. Cazzo, te lo giuro, l'ho scritto un secondo prima che lo dicesse lui. Questo è il motivo per cui sono in America. Il vero motivo. Ah, no, le puffole modificate. No, portare Frank a casa. Quel piscione con più ali che neuroni si chiama Frank. Frank! Non sono Frank! L'ho trovato in Egitto tutto incatenato. Ah, hai fatto bene allora. L'Arizona è la sua zona. Ma l'Arizona è d'accordo. Vai Frank, magna del sorcio e vai! Ma che era sto coso? Un Thunderbird. Tuono alato in italiano. Ok, mai sentito. E poi tu avessi detto un nome di specie magica, sì. A parte lo snaso. Momento Tarzan Freebooter. Lo stercoraro. Film basta citare Aldo, Giovanni e Gian. Le prossime bestie sono i Graporn. Gli ultimi due della specie. Piccolini, ctulli. Sono le cavalcature preferite dai troll. Ma come? Non sono mezzi estinti e sono rimasti solo sti due. Più figli. Quindi Newt ce la fa ripopolarli? The crazy son of a bitch is dead. Non lo so. Questo che è? Un Fwooper. Un plauso alle consonanti a cazzo de curp. Un uccellino tanto carino. Il suo canto fa impazzire. Ma cosa? Un Jigglypuff incazzatissimo. E il proprietario deve fargli un incantesimo silenziante ogni mese. Te credo che sta così imbruttito. Muto! Devi stare muto! E Jigglypuff Freebooter. Entriamo nella foresta. Ma la paghi l'Imu Magica per tutto sto spazio? Ancora a dire che ai maghi servano case? C'ha un ecosistema in valigia questo! E non perché non l'ha lavata! Rimettiamo l'asticello al posto suo. Dai, Piché. Vai con amici tuoi. Dai!
se qualcuno fa il prepotente, dagli a fuoco, dai. Ma niente, da quando ha smesso di gareggiare è più lo stesso. Anche Dougal manca all'appello. E quello che io avevo pensato era che fosse l'Occami, si chiamano Occami, che si era ingrossato prima. E invece no, però vabbè. Ma se mi parli degli Occami, ne vedo uno, poi mi dici manca Dougal, io penso agli Occami e che cazzo, vabbè. Perché so bestie a giusto spaziose. Che neologismo cringe, maronne mia. So bestie salva spazio, tipo le buste che ci metti i vestiti e poi risucchi l'aria, capito? Si ingrandiscono e si restringono a seconda di cosa li contiene. No che qua dentro servi salva spazio. Arrivo tesorini, mammina è qui, piccoli angeli squamettini. Newt? Non c'è più Newt, c'è solo Lily. Lily? Ma come Lily? Tra tutte proprio Lily! Rowling, c'è qualcosa che non ci hai detto sulla nascita del presceltissimo? No! Vi ho detto tutto! No, mi sto allargando peggio degli Occhi. Carrellata di bestie magiche! Doxy, Glowbugs, Avvincini e Nando! Nundu, un giaguaro pesce palla che sbratta veleno. Carino da vecchio in terrazzo. I Chocobo, i Chocobo, Chocobo, non so, non lo so. Nando no! I Chocobo teleporta, si chiamano Diriclow e i babbani li conoscono come Dodo, Dodò, l'uccello che si dice sia estinto, si dice, in realtà fanno puffete quando vengono sgamati o attaccati. Ridenta, sarai più fortunato, coglione, andiamo a dada magna e Munkalf, e che so, gli animali strafatti e dove drogarli, che c'è stan quelle palline, me pare sono troppo felici de magnalle. Altro cambio di stagione. C'ha tutto un meteo nella valigia. Ma quello è un buco nero. Sì. Ah, ecco dove l'hai studiati. Kowalski ne è attratto. No. Danger, danger, danger. Pussa via che ci devo prendere Nobel. Che cos'è? È quello su cui si regge tutta la trama del film e non solo di questo. Un Obscurus. No però, aridaglie, Newt, grazie per la bella giornata, ma questo no, ma sai che vuol dire? No, ma mi pare un po' una parola razzista babbanista, so scuri, e allora? Piccoli angeli, o di coloris semmai, ma che è? Te lo spiego nella parte 2, ora devo recuperare le mie bestiole, tutte sole, in questo mondo di ladri, no pure questo è pieno di ladri, guarda os naso, in questo mondo cattivo, circondate da milioni delle creature più feroci del pianeta. Te prego non degli umani, te prego non degli umani, te prego non degli umani. Umani? Cringezi! Ascio qualunquismo proprio! Queste sono le bestie magiche che sono rimaste dentro la valigia. Più il Runespor. Che l'hanno tagliato, mannaggia. Ma che è un idra a tre teste? L'idra podcast. E come l'hai catturato? Beh... Andiamo ser babbano! No, sì, ci rimane suo stomaco! A tutte e tre! Fate come cazzo, ma pare! Dove potrebbe andare una creatura che ama gli spazi aperti? Negli spazi aperti? Ottimo! Tipo Central Park! E dov'è Central Park? Al centro? Bravissimo! E con la ricerca degli animali fantasti, spritz titolo del film, chiudo la parte 1! Perché sto senza voce e perché devo finire entro fine luglio! Questa era la parte corta di molto, me sa. Ci vediamo a settembre con la parte 2 e con altre sorprese sorpresissime. Lascia perde. Buone vacanze. Bus.